premiazione del Comitato Regionale Lombardo, hanno premiato sotto ostacoli a squadre. Abbiamo Nicolò Monterenzi, primo classificato con la sua squadra. È stato bello, divertente, emozionante. Hai finito le parole. Ecco, ho finito le parole. Una squadra fatta in famiglia, a questo sì. punto. È stato bello anche per la famiglia, perché siamo stati uniti. L'emozione di avere il papà come capo equipe e il fratello come componente della squadra, che non era tutti i giorni. Sei più piccolo, comunque tu. Io sono il più piccolo, forse anche quello un po' più agguerrito della squadra e anche un po' più agitato, perché anche alla vittoria un po' di agitazione ci vuole. Ti ricordi qualcosa del tuo pony? Quel pony che hai montato, lo stai montando ancora oppure? Il pony che ho montato in quel momento, in questo preciso momento, non lo sto più montando, ma sto montando un altro pony che sembra molto, cioè sembra migliore, sembra avere prestazioni migliori, ma in poche parole mi ha dato l'emozione che mi ha dato il mio pony Quintana, è inconfondibile, perché solo lei è riuscita a farmi vincere queste medaglie. Roberto Monterenzi è il chef di questa squadra, papà, per cui Ippo Babbo. Cosa vuol dire avere due figli e poi vincitori? Devo dire la verità o una bugia? Bellissimo. È bellissimo, e avere due figli così agguerriti e così appassionati per il cavallo è un'esperienza unica. Per cui lo consiglio a tutti i genitori, di avere due figli che vanno a cavallo. È uno sport che vi tramandate da qualche generazione oppure è nata da loro? Assolutamente, è nata da loro, è nata in un maneggio vicino a casa e hanno iniziato giocando e poi piano piano sono entrati nel mondo dello sport equestre in modo serio, e gareggiando per arrivare a vincere e a portare a casa le medaglie e le coppe che ambiscono. Sei più cattivo come chef d'équipe oppure come padre? Come chef d'équipe l'ho fatto una volta e penso di non rifarlo più. Come padre, per mantenere effettivamente questi due diavoli, bisogna essere un attimino severi, intrappolenti. Sì, infatti ho sbagliato, esigente forse era la cosa più giusto. Sì, esigente, perché i sacrifici che si fanno per poter seguire questo sport devono essere ripagati dai loro sacrifici con la scuola e a casa. Grazie mille. C'è anche Tommaso, vuoi aggiungere qualcosa? Io prima di tutto sono contentissimo di avere una famiglia così, il papà mi sta sempre accanto, la mamma anche lei mi aiuta sempre. Poi ho dei cavalli stupendi, io dico sempre che i miei genitori sono i miei sponsor, perché mi aiutano in tutto, fanno nei concorsi, uno degli ultimi concorsi che ho fatto, ad esempio loro mi preparano il cavallo, me lo tengono quando vado a vedere il giro, fanno tutto per me e sono contento di quello che fanno per me. Roberto, grazie ai ragazzi Monterenzi. Grazie anche a voi per l'intervista, per tutto. Grazie di tutto.